Ciao ragazzi e benvenuti al 21. Vogliamo vedere che cosa c'è oggi? Abbiamo delle curiosità. Oggi vi racconterò quattro curiosità sul Natale. La prima riguarda le palline che decorano l'albero di Natale. Sapete perché vengono utilizzate sui nostri alberelli? Perché la leggenda vuole che un gioielliere si trovava al di fuori della capanna in cui riposava il bambino Gesù. E giocando con le palline di tutti i colori, ma in particolar modo erano rosse, lo intrattenne per molto tempo, evitando che così piangesse. E per questo, per tradizione, adesso sull'albero si mettono le palline colorate. Un'altra curiosità sul Natale che vi porto è quella dell'origine del panettone. Il cuoco di Ludovico il Moro aveva preparato un dolce che però era rimasto troppo nel forno ed era carbonizzato, rischiava di essere licenziato. Uno sguattero per salvarlo perché era suo amico. Aveva deciso di creare un dolce momentaneo, fatto velocemente, con quello che gli rimaneva: farina, zucchero, burro, uova e canditi, cioccolato. Mise tutto insieme. Lo presentò al signore che ne fu molto contento. E gli altri signorotti locali presenti alla cena domandarono come si chiama questo dolce. E lui rispose il pan di Tony, il panettone, appunto, perché questo sguattero si chiamava Tony. La prossima curiosità che vi racconto riguarda la tradizione culinaria di un paese molto lontano da noi, il Sudafrica. Sapete che cosa mangiano in Sudafrica il 25 di dicembre? Mangiano degli insetti fritti, moltissimi tipi diversi. Strano, eh? L'ultima curiosità che vi racconto riguarda la cultura tedesca. È una leggenda e riguarda il Krampus, che è uno spirito demoniaco che si dice che segua Babbo Natale nella consegna dei regali. Il Krampus si intrufola insieme a Babbo Natale dentro i camini e vieta a Babbo Natale di consegnare i regali quando i bambini si sono comportati male e anzi gli lascia del carbone un po' come la nostra Befana. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo domani. Ciao!